bentornati al TG2000, questi i nostri titoli. Emergenza virus, le ipotesi per la riapertura delle scuole diverse per regioni, in classe mascherina obbligatoria, ma non sempre. Risalgono i contagi, il dato più alto dal 23 maggio nel Mirino, i rientri dalle vacanze, numerose i focolai lungo la penisola. Navalny in terapia intensiva, secondo la sua portavoce il più famoso oppositore di Putin è stato avvelenato. E dunque parliamo di scuola. Per il governo la riapertura il 14 settembre resta una priorità assoluta, ma i calendari dipendono dalle regioni e c'è ancora confusione sull'uso delle mascherine. Letizia Davoli. A meno di 12 ore di distanza dall'ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico sulla riapertura delle scuole, siamo già al tutti contro tutti e in mezzo, come sempre, gli studenti e le loro famiglie che a 24 giorni di distanza dalla presunta ripartenza non sanno ancora cosa succederà. Se infatti gli esperti hanno confermato in sostanza le regole di sicurezza, sono ancora avvolte nella nebbia le procedure da seguire in caso di positività in classe e ancora una volta rimandate a successivi accordi. Con le scuole chiuse da marzo, le famiglie si chiedono perché si sia aspettata la fine di agosto per mettere attorno a un tavolo ministero, esperti, sindacati e medici. Al momento si sa che le mascherine saranno obbligatorie dai 6 anni in su, anche durante le lezioni, che verranno fissati percorsi e orari di ingresso e uscita per evitare assembramenti e nessuna deroga a igiene e distanziamento. Le strutture che non riescono a garantire spazi adeguati saranno le prime ad avere i nuovi banchi a rotelle, ha spiegato il commissario Arcuri, e per molte è già iniziata la caccia a nuovi ambienti. E scontro anche per l'obbligatorietà di test e tamponi a docenti e personale scolastico. I medici di famiglia non ci stanno ad offrire il servizio presso gli ambulatori e per ora i prelievi verranno eseguiti solo nelle strutture accreditate. Ma è sui casi positivi in classe che sembra impossibile trovare un accordo. Chi e come deve essere messo in quarantena? Come garantire la continuità didattica? Se un docente in quarantena è considerato in malattia, chiude la scuola o solo la classe? E genitori, fratelli e nonni? Per ora nessuna risposta. Il governo ha fatto sapere già ieri sera che l'ultima decisione spetterà alla politica e questa mattina il consigliere del Ministero della Salute Ricciardi ha ribadito che se i casi continueranno ad aumentare sono a rischio scuola ed elezioni. Le famiglie sono avvisate. Ed intanto nel nostro paese aumentano i contagiati. Secondo l'ultimo bollettino i nuovi casi sono 642. Luca Licata. Si alza la curva dei positivi in Italia. La fotografia dell'ultimo bollettino è chiara. I contagi sono tornati ai livelli di maggio. Sono infatti 642 i nuovi casi, 239 in più rispetto al giorno prima. In aumento anche il numero delle vittime, 7 nelle ultime 24 ore, e dei ricoverati in terapia intensiva che passano da 58 a 66. È proprio questa tendenza a salire ci svela come qualcosa stia cambiando rispetto alle settimane precedenti. L'incremento dei positivi certamente può dipendere dai 20.000 tamponi in più effettuati rispetto a ieri, ma oggi il dato certo è che nessuna regione in Italia è covid free. La Sardegna, ad esempio, che a luglio vantava zero casi, oggi rischia di essere isolata. 37 contagi in un giorno in rapporto alla popolazione è la regione col più alto indice d'Italia. Lì il problema è nato proprio in seguito ai focolai, due i principali, quello delle discoteche in Costa Smeralda e del villaggio vacanze nell'isola di Santo Stefano, dove 467 persone in questo momento sono in quarantena. Un terzo covo infettivo è alla Maddalena, in un resort 26 positivi, di cui 19 tra il personale. Intanto negli aeroporti italiani proseguono i test rapidi per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. A creare tensione, infatti, proprio l'aumento dei contagi importati dall'estero. Ed allora andiamo proprio all'aeroporto romano di Ciampino per monitorare la situazione dei rientri e dei test anti-Covid. In diretta per noi Silvia Sacchi. Buongiorno a te, a Clara. Sì, ci troviamo all'aeroporto di Ciampino, siamo al terminal arrivi Landside, dove alle mie spalle potete vedere i passeggeri che stanno attendendo il risultato appunto dei test. Perché da lunedì anche qui a Ciampino è possibile effettuare il tampone molecolare per i passeggeri che sono in arrivo dalle destinazioni a rischio. Per lo più qui a Ciampino è possibile, arrivano da Spagna e
e Grecia, ma possiamo dire che rispetto ai primi giorni sicuramente le persone sono più preparate, molti arrivano già con il tampone effettuato nei paesi di provenienza, le code sono ordinate, non c'è agitazione tra le persone e soprattutto sono soddisfatte del servizio in aeroporto, il quale in circa 30 minuti restituisce un risultato. E diamo qualche dato, sono per ora 17 da lunedì i casi registrati positivi, 0 il primo giorno, 13 martedì e 4 ieri. E parliamo invece dell'area tamponi, consiste in una canalizzazione di 150 metri quadri per l'accomodamento dei passeggeri, 3 postazioni CUP per la registrazione e 5 postazioni tamponi. E ne vengono effettuati circa 300 a giornata nei momenti di picco in cui quindi atterrano 2 voli contemporaneamente, come abbiamo potuto osservare questa mattina provenienti da Salonicco e Atene, e ci sono dei momenti in cui le code sono non troppo ordinate e arrivano anche a concentrarsi 200 persone. Ma ora sentiamo un operatore sanitario in servizio questa mattina che lo abbiamo intervistato e anche un passeggero che ha ricevuto il risultato. Poi la linea può ritornare allo studio. Si procede con un tampone che è standard, quindi naso orofaringeo, che viene inviato al laboratorio di riferimento. Entro 24 ore hanno la risposta, dopodiché c'è tutta la procedura ministeriale. Siamo partiti lunedì, oggi è il terzo giorno, ma insomma mediamente si fanno un 300 tamponi al giorno. Per ora quanti sono stati i casi riscontrati positivi? Molto pochi rispetto a quelli che sono stati tamponati, circa insomma 10-12 persone, non di più. Ha ricevuto il risultato? In questo momento, 20 minuti di attesa, perfetto. Il risultato? Tutto ok, ovviamente. Quindi negativo, perché è tranquillo la vedo. Abbiamo rispettato tutte le norme anche in Grecia, anche se diciamo, c'era poca gente, quindi diciamo stavamo ad Atene, magari nelle isole, in discoteca forse è diverso, ma dove eravamo noi era... rispettavano le regole del Covid anche lì, più di noi forse, probabilmente. E nel mondo dall'inizio della pandemia sono oltre 22 milioni i contagiati e 780.000 i morti. In Germania 1.707 nuovi contagi, il numero più alto da aprile. In Francia e Spagna tornano numeri spaventosi, oltre 3.000 i positivi nelle ultime ore. In un solo giorno i decessi sono quintuplicati ed anche le persone ricoverate nelle terapie intensive iberiche continuano a crescere. Madrid è il centro del contagio, seguita dalle regioni dell'Aragona e dell'Andalusia. In Francia 30.468 il totale delle vittime del coronavirus e poco fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la conferma. Il contagio peggiora ad agosto, 40.000 casi in più rispetto a giugno e con maggiori timori riguardo i migranti. Ci spostiamo in Russia, ricoverato a Mosca l'oppositore di Putin, Alexei Navalny. Sarebbe stato avvelenato con qualcosa mescolato al suo tè. Marco Bergamaschi. È in terapia intensiva, in coma, in condizioni gravi ma stabili, l'oppositore russo Alexei Navalny, ricoverato per via di un sospetto avvelenamento. È il primo bollettino medico diffuso dall'ospedale di Omsk in Siberia, dove l'uomo è stato trasportato d'urgenza, ma una diagnosi ancora non c'è. A dare notizia del malore la portavoce di Navalny, Kira Yarmish, stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza, spiega quando si è sentito male. Pensiamo, afferma la portavoce, che sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè, aggiungendo di aspettare i risultati dei test. Navalny, 44 anni, noto per le sue campagne anticorruzione contro alti funzionari e per le critiche esplicite al presidente russo Vladimir Putin, in passato aveva subito attacchi fisici e numerosi arresti. Sempre secondo quanto riferito dalla portavoce di Navalny, a parlare con la stampa è stato il vice primario dell'ospedale, ma sottolinea la donna non avrebbe detto nulla sulla diagnosi né se è in pericolo di vita. Intanto i sostenitori di Navalny invitano la cautela sulle prime ricostruzioni dell'accaduto e avvertono che ora si diffonderanno molte versioni diverse sul sospetto avvelenamento dell'uomo. La cronaca ci porta in Sicilia per il giallo di Caronia. Il ritrovamento dei resti di un bimbo dell'età di Gioele non chiariscono i dubbi sulla vicenda. Flaminia Festuccia.
se i resti ritrovati ieri nei boschi di Caronia siano o meno del piccolo Gioele, lo dovranno confermare autopsia e test del DNA, che verranno eseguiti tra domani e sabato mattina. Gli inquirenti hanno pochi dubbi: il luogo del ritrovamento, la compatibilità con l'età del bambino e ancora di più alcuni indumenti che sarebbero stati riconosciuti fanno presumere con ragionevole certezza che si tratti proprio di lui. Sia i nonni che il padre sollevano dubbi sull'efficienza delle ricerche. Su Facebook il papà di Gioele ringrazia il lavoro dei volontari e scrive: 5 ore di lavoro rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. Il volontario che ha ritrovato i resti parla di un'intuizione che lo ha fatto procedere in una direzione diversa nel sottobosco, armato di falcetto, in una zona talmente fitta da risultare quasi invisibile. In un caos di voci e telecamere dice solo: sono andato dove gli altri non passano. Da parte sua il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, smorza le polemiche e, anche se non dà risposte, parla di piste che si rafforzano e di altre che si indeboliscono. L'importante è averlo trovato. Abbiamo detto che dovevamo insistere in questa ricerca, poi che l'abbia trovato un volontario, l'abbia trovato qualcun altro, a noi non interessa. Voi stessi vi siete resi conto dello stato dei luoghi, avete sentito il rumore delle motoseghe? Ovviamente ci siamo fatte delle ipotesi. Se ne sono rafforzate alcune, ne abbiamo scartate, ne stiamo scartando delle altre. Se perdono quota e piste riconducibili ad ambiti familiari, rimangono in piedi tante ipotesi e quindi, ripeto, dobbiamo ora lavorare, riflettere. Terza giornata del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. La kermesse prosegue tra interventi in presenza ed interviste virtuali. Ci colleghiamo in diretta con Luciano Piscaglia. Buongiorno dal Pala Congressi di Rimini. Sarà intensa anche questa terza giornata di meeting e tanti saranno i temi affrontati, ma si parlerà soprattutto della pandemia in Italia e dell'autunno che ci aspetta, con la riapertura delle scuole e delle aziende, ma anche di come l'Europa sta affrontando le sfide dell'emergenza pandemica e le sue conseguenze. In mattinata però si è tornati a parlare dei giovani, di educazione e di formazione, e si è ripresa anche l'esortazione di Mario Draghi in apertura del meeting: è necessario investire sui giovani per non privare loro e il paese del futuro. Ascoltiamo Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, intervenuto questa mattina al meeting. Noi veniamo da una lunga battaglia negli anni 50 e 60 in cui il tema era proprio questo, cioè come legare il modello educativo poi al fabbisogno delle imprese. Quella battaglia l'abbiamo abbandonata ai primi anni 70, abbiamo smesso di pensare a come la scuola risponde ai fabbisogni dell'industria, dell'economia, delle imprese innovative. Ed è questo il punto, quello che diceva anche Draghi, cioè la capacità di ricostruire il sentiero dello sviluppo collegando il mondo della scuola e soprattutto dell'università al mondo del lavoro. Degli altri argomenti affrontati in questa terza giornata del meeting per l'amicizia tra i popoli parleremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Ricordo, subito dopo questa edizione del TG, il quotidiano spazio di approfondimento sui contenuti e i volti del meeting. Per ora da Rimini è tutto, la linea torna allo studio. E noi voltiamo pagina quando l'arte racconta a Dio. È la riflessione che il padre domenicano Giuseppe Damigella ha affidato ad un libro che mette assieme le due anime del religioso. Da un lato il teologo che guarda a Maria, dall'altro l'artista che mette su tela emozioni e pensieri. Pierluigi Vito. Una porta privilegiata per accedere a ciò che è inaccessibile. È questa l'arte che racconta Dio, come suggerisce l'ultimo libro del domenicano Giuseppe Damigella. Dalla creazione al dialogo di Dio con il popolo di Israele, fino alla vita, morte e resurrezione di Cristo, l'autore, supportato dalle splendide immagini che accompagnano il testo, guida il lettore alla scoperta delle tracce di rivelazione immortalate nel corso dei secoli. È stato detto a proposito, per esempio, dei mosaici di Monreale, che è la Bibbia dei poveri, proprio perché gli illetterati avevano la possibilità di poter accedere a quel testo che veniva celebrato, veniva annunziato nelle omelie e veniva quindi anche raffigurato nei mosaici. Particolare attenzione merita la scuola bizantina delle icone, lì dove l'arte si intreccia alla preghiera. L'icona è sacramentale perché veicola la presenza, quindi non è semplicemente raffigurazione, ha quel movimento che la legittima, che è l'incarnazione. Quindi il passaggio dal non visto al visto, e in qualche modo ci aiuta a vedere.
Tra le tante opere citate nel volume ce n'è una molto cara a Padre Damigella, il compianto sul Cristo morto del Beato Angelico. È un'opera che mi commuove, mette una pace interiore che non vuole esprimere la drammaticità di un momento nel quale quel corpo di Cristo viene calato dalla croce per essere sepolto, ma è il preludio della risurrezione, poi l'atteggiamento tenero, materno di Maria che ne accarezza il capo e quasi lo attrae a sé come farebbe la mamma col proprio bambino, ma sa che quel bambino non risponde per adesso. E tuttavia vi è questa apertura verso la speranza. Era il nostro ultimo servizio, il TG2000 torna alle 18.30, vi lascio ad aggiornamenti dal meeting di Rimini, grazie per averci seguito e buona giornata.